assessore Chessa, 100 anni dal viaggio di Lawrence, tante iniziative legate a questo per ricordare questo evento. 100 anni di storia che vorremmo veramente iniziare a raccontare e soprattutto a valorizzare. Noi abbiamo storie autentiche, questa è una storia autentica perché la presenza di Lorenz con la moglie Frida 100 anni fa ci dà l'opportunità di valorizzare il territorio, questo bellissimo paesaggio dove è toccato dal Trino Verde. Diversi comuni dell'interno della Sardegna potrebbero dare ed essere valutati in modo diverso proprio grazie a questa storia. Bisogna saperla raccontare e saperla valorizzare. Oggi è una delle tappe di questo processo di cambiamento, di valorizzazione che qui avevo detto mesi fa, perché qui è chiaro che bisogna valorizzare tutte le stazioni, il trenino, insomma, mettere in condizioni di dare anche un'offerta turistica. Raccontare questa storia ci permette di continuare questo percorso di investimenti sul Trino Verde, sui percorsi lenti. Il viaggio ha fatto in inverno, tra l'altro, giusto? Certo, ma la Sardegna è bellissima d'inverno, così come l'estate la Sardegna viene premiata dal bellissimo mare, riconosciuto da tutto il mondo, io punto molto a valorizzare l'interno. L'opportunità del Trino Verde che tocca diversi comuni dell'interno della Sardegna ci dà un'opportunità turistica, di economia del turismo. Quindi fuori dalla solita stagione estiva. Sempre con si parla di destagionalizzare, questa è la grande opportunità. Lo dico e lo ripeto, noi dobbiamo saper raccontare le nostre storie autentiche, le storie vere, bisogna saperne fare il marketing.